questo col male? Beh, c'entra molto, sono qui. Eccoci qua. Allora, una sottolineatura sul MES. Oggi c'è, fra l'altro, la... con le comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Consiglio europeo. Il Consiglio europeo non ha all'ordine del giorno ovviamente il MES e neanche le cosiddette regole europee, cioè neanche l'austerità, dal momento che, come sapete, non si è raggiunto un accordo nel Consiglio dell'Unione Europea, cioè nel Consiglio dei Ministri competenti, che nella materia economica si chiama Consiglio Ecofin e che normalmente viene convocato a seguito di una convocazione di un organismo informale che è il cosiddetto Eurogruppo, cioè il Consiglio dei Ministri Economici dell'area dell'euro. Non si sono messi d'accordo, non ve la sto a fare lunga, qua mi interessa segnalarvi una cosa, che non è all'ordine del giorno. Io peraltro in quella discussione non interverrò perché ho un impegno sul territorio, in una parte del territorio da cui manco da tanto tempo, per cui a fine sera, a fine giornata di lavoro mi faccio 2 ore e mezza per andare dai militanti e poi 2 ore e mezza per tornare, così almeno do il mio contributo di emissioni al pianeta. Allora, la cosa che veramente atterrisce del dibattito sul MES è la imbarazzante ignoranza delle persone che si stanno esprimendo ex cattedra su questo argomento. Ora, non dico avere il vantaggio competitivo che abbiamo noi che seguiamo questo tema dal 2012, io mi ricordo, dal 2011, io mi ricordo la telefonata accorata sempre di Lidia Undiemi che mi diceva: ah, stanno progettando questa cosa, con toni, lo dico con affetto per Lidia, molto apocalittici, saremo tutti morti. In realtà questa cosa poi è stata fatta nonostante l'opposizione della Lega al tempo, non siamo ancora tutti morti. Il problema è proprio questo, che come sapete la governance europea avanza nelle crisi, quando quindi il circuito della legittimazione democratica degli stati membri si indebolisce perché vanno gestite situazioni di emergenza e i governi nazionali sono sotto ricatto se non altro psicologico, e già questo è fascismo. Ma c'è il paradosso per cui questo avanzamento che si realizza nelle crisi, per cui in momenti traumatici, in realtà attraverso la farraginosità del processo legislativo europeo si traduce poi in uno slittamento verso il basso, lento ma inesorabile, che non viene percepito. Quindi, come dire, non c'è un conflitto diciamo evidente, visibile per tutti gli elettori, tantomeno poi c'è un conflitto visibile per gli eletti, come i cialtroni che in questi giorni parlano di un trattato che fondamentalmente non hanno letto e di una ratifica di cui letteralmente non sanno i contenuti. Quali sono gli indicatori per capire se una persona sa o non sa di cosa parla? Beh, sicuramente chi parla di governo che deve ratificare il MES mette 2 errori in una frase, perché la ratifica è un atto parlamentare e non del governo, e quello che è sottoposto a ratifica non è il MES ma la sua riforma. Che cosa fa questa riforma? Anche qui io devo rivolgervi un appello alla vostra serietà. Voi dovete capire che quando si hanno certi ruoli ci si può esprimere all'interno di un certo spettro semantico, perché altrimenti si perde credibilità e si perde, come dire, la possibilità di esercitare il proprio ruolo in modo incisivo. Quindi tutti quelli che vorrebbero, non so, che i nostri ministri quando vanno in Europa si incendiassero di fronte al Parlamento europeo o di fronte alla Commissione o al Consiglio, insomma non danno prova di grande intelligenza. Quello che si doveva dire è stato detto con grande eleganza, grande incisività, grande ironia dal ministro Giorgetti in audizione. Ha detto: questo non è più il salva stati, è il salva banche, d'accordo? Quindi la riforma serve a trasformare il salva stati in salva banche. A questo punto
un cui prodest è immediato. A chi serve in questo momento salvare le banche? All'Italia? No, a delle banche floridissime in questa fase, nel bene e nel male, per buoni o cattivi motivi. E quindi ovviamente serve ad altri. A noi non serve. Allora, il problema è, possiamo fare il nostro interesse? Il PD ha sempre negato che gli italiani potessero fare il loro interesse, ha sempre considerato gli italiani come dei minus habens. Ed è in particolare per questo, risottolineo questo punto, che quando un ministro conservatore cerca l'approvazione della sinistra, dà due volte degli imbecilli ai suoi elettori, che poi ovviamente si offendono. La prima, perché l'unica legittimazione che un esponente del governo ha è quella che gli viene dal sostegno della sua maggioranza e quindi dei suoi elettori. La seconda, perché la legittimazione che ti viene dalla sinistra è una legittimazione che ti viene da persone che sono strutturalmente e dichiaratamente nemiche degli interessi del paese, perché l'interesse del paese non necessariamente coincide con quello dell'Europa e anzi molto spesso è confliggente, e abbiamo visto mille e uno casi in cui questo interesse confliggeva e in cui ovviamente il PD, cioè quell'area politico-culturale, la piddinia, insomma, presso la quale alcuni cercano legittimazione, si è schierato sistematicamente dalla parte contraria all'interesse immediato e percepito del paese. Allora, già quindi chi dice il governo ratifica o non ratifica il MES è un cialtrone per due motivi: perché non è il governo ma il Parlamento, perché non è il MES, cioè il salva stati, ma la riforma del MES, cioè il salva banche. Ma poi c'è anche quest'altra idiozia conseguente a questa, no? Che si può comprendere solo se si comprende questa, ma io ve l'ho spiegata come è. Se andate nel mio blog trovate anche tutti i dettagli, trovate tutti gli screenshot del trattato in modo che non possiate dubitare che la lettera del testo è esattamente quella stessa lettera del testo che all'epoca il ministro Tria ci voleva nascondere, violando peraltro una prescrizione specifica del MES, ma non entro in questo. L'altro tema è che proprio perché è un salvabanche, d'accordo? Quindi interviene per salvare degli organismi privati, non funziona che se tu non dai il tuo consenso attraverso un passaggio parlamentare allora i soldi non ti vengono tolti. E no, non funziona così. E perché non funziona così? Vabbè, innanzitutto state vedendo che i passaggi parlamentari possono essere determinanti, ma fino a un certo punto, perché nel momento in cui noi siamo, per esempio, sotto ricatto col PNRR, no? Cioè io le banche tedesche non le voglio salvare e io allora mi invento un cavillo e non ti pago il PNRR, no? Quindi già qui capite la fragilità, diciamo, dell'assunto dal punto di vista pratico, induttivo, ma è proprio dal punto di vista logico che la cosa non funziona. Non si è letto come funziona il trattato. Tu vai a mettere dei soldi in un fondo e poi poi ci sono due casi. Se hai un problema col tuo debito pubblico, sei tu che chiedi di attingere al fondo e ti viene concesso o no, a patto che tu i soldi li spenda come dicono loro. Ma se un altro ha un problema con le sue banche, è lui che decide se attingere al fondo e tu non puoi più dirgli di no, perché i tuoi soldi sono là dentro, non solo, ma tu hai preso l'impegno a versare il restante della tua quota di capitale laddove sia necessario. Quindi non c'è un'ulteriore possibilità di passaggio parlamentare, non può comunque essere disposta nello strumento di ratifica, dovrebbe essere ulteriormente modificato il trattato per inserire un passaggio dei governi nazionali anche nel caso di attivazione del cosiddetto backstop, cioè del salvabanche. Ma questo passaggio nel trattato non c'è, non lo puoi mettere quindi nella ratifica, perché non puoi fare una ratifica che ratifica una cosa diversa da quella che ti viene chiesto di ratificare, per la contraddizione che non consente. Io riesorto i simpatici, colti, istruiti colleghi di sinistra a fare pace con Aristotele, a fare pace con Dante, tanto ormai Marx se lo sono scordato, l'hanno lasciato a noi, hanno fatto bene, e infatti i lavoratori votano noi e le banche votano loro, però le banche sono poche, i lavoratori
sono tanti e quindi loro sono destinati a restare all'opposizione, dove cercano di fare danno senza riuscirci moltissimo, mi sembra. E anche perché ormai qualsiasi mossa faccia chi intraprende una strada sbagliata è controproducente per lui. Voglio dire, nel momento in cui tu fai capire talmente tanto bene che non hai idea di che cosa stai parlando e che l'unica cosa che ti interessa è rovinare il paese, perché pensi che se rovini il paese i cittadini se la prenderanno col governo in carica, ma come puoi pensare che, diciamo così, che una strategia così miope, così meschina, così abietta abbia respiro? Non ce l'ha, ovviamente, e quindi andremo avanti così ancora per un po'. Vabbè, questo era, quindi ricapitolando, i due marker della totale deficienza mentale di informazioni su di che cosa si sta parlando sono il più evidente: il governo ratifica il MES, il governo non ratifica il MES. La ratifica la fa il Parlamento e non è il MES, ma la riforma del MES. Il secondo marker della deficienza totale di informazioni sul tema di cui trattasi è: però facciamo una legge, così decidiamo noi, chiediamo nella ratifica che per legge sia coinvolto il Parlamento. Non funziona così. Lo spazio decisionale il governo ce l'ha se chiede un aiuto per il proprio debito pubblico, d'accordo? Ma non ce l'ha se altri chiedono aiuto per le loro banche. A quel punto il meccanismo del trattato fa scattare una solidarietà obbligatoria. I soldi che sono stati messi possono essere utilizzati e quelli che devono ancora essere messi, perché vi ricordo che nessuno Stato ha versato interamente il capitale del MES, quindi questo potente strumento da 700 miliardi che non salverebbero per salvare neanche una delle banche in crisi oggi come oggi, questo potente strumento ancora è un, come dire, un tamburo, diciamo così, di una pistola che vorrebbe avere 7 cartucce ma ce n'ha una, quindi a tutti gli effetti si ripropone lo schema, diciamo, della roulette russa, tanto per essere chiari. Quindi le altre 6 possono esserti chieste e tu in 2 settimane le devi dare. Non è proprio il massimo, siamo d'accordo? Dopodiché si può sempre applicare il protocollo a Ronne Piperno: io i soldi ne li caccio e tu ne li pigli. Certo, ovviamente si può fare anche come il Marchese del Grillo, però lo si fa passando dalla parte del torto in questo contesto. Guardate, è veramente dura, cioè avere a che fare con persone che guardano solo all'interesse di bottega del loro partito che si sta sgretolando perché ha intrapreso la strada sbagliata, ha scelto di difendere i lavoratori con la deflazione salariale, cioè con l'Europa, cioè con l'euro, come sapete. A questo punto tutte le scelte che fa sono conseguentemente sbagliate, quindi è come, diciamo, per la sinistra entrare nell'euro è stato come per un incauto turista sulle spiagge della Normandia entrare nelle sabbie mobili. A questo punto più ti muovi e più sprofondi. Esistono anche dei simpatici video su YouTube, lo dico nel caso capitiate nelle sabbie mobili, che spiegano come muoversi per non sprofondare, ma insomma tutta una cosa che ha a che vedere con i fluidi non newtoniani, ma questo si fa prima non andare su una spiaggia in bassa marea in Normandia camminando così incautamente, no? Ecco, che è quello che si sarebbe dovuto fare, però lo si fa se prima se ne parla. Se invece ti dicono che andando a passeggiare su una spiaggia in Normandia in bassa marea lavorerai un giorno in meno e guadagnerai come se avessi lavorato un giorno in più, sappiamo che questa frase è apocrifa e che l'onorevole Prodi non l'ha mai detta, ma insomma è il riassunto di quell'ottimismo della volontà un po' sciocchino che ha circondato l'adesione a certi progetti europei, insomma che ha circonfuso così tutta la retorica europeista. Bene, se ti dicono questo, chiaramente tu magari ci vai e poi affondi, che è quello che sta succedendo, affondi lentamente. Le sabbie mobili non sono un trabocchetto, cioè non è che tu cammini, boom, e poi scompari, no. Affondi lentamente, un po' alla volta, così neanche te ne accorgi. E questo è un grosso problema anche dal punto di vista della comunicazione politica, perché bisogna fare un enorme lavoro per far capire ai cittadini che stanno affondando se affondano un millimetro al giorno, d'accordo? Questo è un problema che ognuno cerca di risolvere come può. Noi lo risolviamo cercando di informarvi.
qualcuno di voi lo apprezza, ad altri questa cosa dà fastidio o addirittura fa paura. Però insomma, possiamo convivere con il fastidio di illustri colleghi come quelli che sproloquiano in questi giorni sui social, ogni loro gesto di, come dire, ogni loro intervento nel dibattito certifica la loro ignoranza. È chiaro che io però non vorrei insistere su questo punto, perché non mi piace, diciamo, parlar male di chi, poverino, è svantaggiato. Insomma, povertà non è vergogna, anche la povertà culturale non deve essere vergogna. Io vi voglio dare un diverso punto di vista. Siate lieti, fieri e magari anche grati di sapere meglio di tante persone che hanno un immeritato diritto di tribuna in questo momento quale sia l'essenza delle cose di cui si sta parlando. Lo sapete, se lo sapete è perché il collega Borghi, il collega Rinaldi, il collega Zanni e anche un oscuro professorino di provincia, eccetera, eccetera, hanno dedicato molto tempo ad informarvi. Ecco, questo è il succo della questione. Spero che di queste informazioni facciate buon uso e spero che accogliate con un sorriso quelli che vengono adesso a spiegarvi delle cose che noi vi abbiamo spiegato 10 anni fa. Non siate urticanti con nessuno, ma ricordatevi di quello che avete appreso quando abbiamo iniziato questo nostro lungo percorso insieme. Buona giornata a tutti.